Si chiama Negleria foleri ed è conosciuta come l'ameba che mangia il cervello, torna a far paura. La morte infatti di un bambino di soli 6 anni è l'origine di tutto. Dopo la morte di questo bambino, dopo le prime analisi, è stato deciso di togliere l'acqua a 120.000 persone. È scattato l'allarme rosso in Texas dopo che il bambino è stato fatto fuori dalla Negleria foleri. L'ameba mangia cervello, gli abitanti di alcune zone di Houston sono stati invitati a non usare l'acqua del rubinetto perché sarebbe acqua che avrebbe questo Negleria foleri capace, questa ameba, di mangiare il cervello degli esseri umani. Dopo la morte di Josiah McIntyre, bimbo di 6 anni, morto lo scorso 7 settembre, dopo il suo cervello è stato attaccato l'ameba che gli ha provocato una infezione letale. Il piccolo è stato portato in un ospedale di Texas, è stato ricoverato in terapia intensiva, ma i medici hanno capito che Josiah era sotto attacco del microbo. Ormai troppo tardi era, quindi infatti è morto 2 giorni dopo il ricovero. La notizia ha sconvolto il Texas, gli Stati Uniti d'America. Il Negleria foleri è un parassita molto piccolo. Può essere inalato in maniera inavvertita se si nuota in fiumi, in laghi, con acqua tiepida e calda. Va bene, vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Un saluto caro Dariano, un narrato italiano, Josiah McIntyre. Riposi in pace.